Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, me l'avete chiesto tantissimo, ve l'avevo promesso e quindi eccomi con un nuovo video dedicato a Etherea. Sapete, Etherea Cosmesi è il mio marchio di skincare preferito in assoluto per distacco dal secondo. Lavorano benissimo. I titolari sono persone meravigliose e il formulatore, che è anche il titolare, è un genio, quindi io lo adoro. E la linea, una linea sicuramente che caratterizza moltissimo il mood di Etherea è la Prodigious Helix. E, essendo composta da diverse referenze, non a menù come il resto delle linee, vorrei un attimo farvi capire a cosa serve, a chi si rivolge e come è composta, perché ci sono alcuni punti soprattutto di confusione che vedo nei messaggi che mi scrivete come domande, insomma vedo che non avete chiaro specialmente due prodotti per cui oggi mi voglio soffermare. Allora, linea Prodigious Helix. Se la vogliamo fare tutta in modo completo è composta da 5 referenze prodotto, di cui 2 o una o l'altra, e adesso vi spiego anche il perché. È una linea già composta, abbiamo siero, contorno occhi labbra, siero viso, crema giorno e crema notte, poi vi spiego anche il perché, più un prodotto, infatti parto da quello, perché non si lega alla skincare routine come concetto, ma è un di più. Allora, si chiama Prodigious Pure Helix 100% bava di lumaca. È un concentrato che non è un siero viso, è un concentrato che va utilizzato su determinati tipi di anestetismi dove noi vogliamo andare a sfruttare le proprietà della bava di lumaca. Piccolo inciso, e ci tengo moltissimo a sostenerlo, la bava lumaca di Etherea Cosmesi è completamente cruelty free, ok? Ci tengo a dirlo e a sottolinearlo. Dunque, questa non è una formula strutturata, è bava di lumaca pura. Cosa si usa? Cicatrici d'acne? Smagliature? Brufoli? Ovviamente se noi andiamo ad applicare questo concentrato puro, considerate che il siero di cui parleremo dopo è più o meno il 90% di bava di lumaca, quindi sono simili, se non fosse che il siero viso è appunto un siero che ha strutturato una serie di principi attivi che lo rendono un prodotto anti-age con funzioni nettamente diverse, quindi andiamo a lavorare ruga profonda, ruga sottile, cedimento strutturale, eccetera. Questo no, questo è bava di lumaca pura. A chi lo consiglio? Appunto a chi ha cicatrici d'acne, a chi ha smagliature, quando volete un prodotto che voi andate ad applicare direttamente su quella zona e poi procedete con i vostri trattamenti. Ma se voi utilizzate questo e poi andate sopra col siero, non ne potenziate l'effetto, è come dire, adesso metto un balsamo intensivo per le doppie punte e poi adesso passo il balsamo e sono pronta. No, perché uno è un intensivo per una zona, l'altro no, ma sempre di balsamo stiamo parlando, non so se mi spiego. Quindi, se ad esempio siete una donna matura, che ad esempio ha delle cicatrici d'acne o delle cicatrici da brufoli, ma anche rughe e cedimenti strutturali, ovviamente andate sul siero viso. Perché? Perché è 90% pure di bava di lumaca anche lui, quindi avete tutte le funzioni che svolge questo, ma in più una struttura anti-age. Avete 25 anni, avete sofferto d'acne o avete delle smagliature che non vi piacciono, eccetera, allora va benissimo lui. Non so se il discorso è chiaro. Addentriamoci adesso nel discorso routine, step di applicazione, cosa, come, chi. Dunque, partiamo dal nuovo amico di questa linea, che è il Prodigious Helix contorno occhi e labbra alla bava di lumaca tripla azione. Dunque, questo prodotto è stato presentato al Sana e è un prodotto secondo me fighissimo. È un ampoule in vetro con contagocce e vedete che ha un colore nettamente diverso dagli altri prodotti della gamma, perché vedete questa componente gialla uscire, ma questo perché? Perché ha all'interno tantissimo coenzima Q10. In più, come formula, ovviamente, la caratteristica poi di tutta la linea Helix è quella di essere bava di lumaca e polipeptidica. I peptidi sono sostanze botox-like, vanno a lavorare la ruga formata e in formazione, che sia microlinea o solco. Quindi noi andiamo a sfruttare le proprietà naturali della bava di lumaca, sapete che è ricchissima in minerali, acido glicolico, è un esfoliante, è rigenerante, ha mille proprietà la bava di lumaca. Qui è stato aggiunto anche il coenzima Q10, quindi parliamo di un trattamento bomba, ed è assolutamente polipeptidico, un trattamento bomba per perioculare e per il labiale. Ha una texture lattiginosa e non gellificata come il siero viso che vedremo dopo, e quindi quando avete questa sensazione quasi lifting immediata di quando applicate il siero, non è solo l'attivo, è il tipo di texture. Se non avvertite questa sensazione con questo prodotto, non è perché il prodotto è meno funzionale del siero, è semplicemente una texture diversa. E vi posso garantire che usato in modo continuativo dà dei risultati veramente veramente molto belli. Dunque, innanzitutto il formato è da 15 ml, no? Voi lo prendete con il suo contagocce, applicate, io faccio 1, 2, 3, 3 gocce e ne metto una e due e vado a lavorare il perilabiale. È un prodotto stupendo. Ovviamente per me questa linea è una linea che, cioè, merita davvero.
e poi vi dirò anche che cosa utilizzo io, perché ad esempio io la crema notte non la uso, uso la giorno come 24 ore, ma ci arriviamo dopo. Il secondo prodotto sul quale mi soffermo è il Prodigious Helix Serum, quindi questo è il siero della linea, è un ampoule di vetro. Questo c'è stato un bel colpo. È un ampoule di vetro, si preleva con il contagocce, è una texture gellificata. Allora, si utilizza mattino e sera, lo step è lo step di applicazione è quello che vi sto indicando. Andiamo a trattare sempre prima il perioculare, perché? Perché il perioculare è 5 volte più sottile del resto del viso e privo di ghiandole sebacee, ha una capacità di assorbimento diversa e ha bisogno di un peso molecolare diverso. Se noi andiamo a coprire anche involontariamente il perioculare con una texture viso, una texture occhi non ha più in grado di penetrare, e visto che non siamo naturalmente dotate di separazione visiva, ok, noi dobbiamo per forza tutelarci andando prima col contorno occhi, questo in qualsiasi skin care routine. Qui allora abbiamo un siero multifunzionale, appunto perché lavora con un'azione lifting e idratante, appunto sia da texture che da principio attivo, come vi dicevo prima. Favorisce la produzione di collagene ed è arricchito con attivi di ultima generazione come acetil octapeptide 3 e acetil tetrapeptide 2, che vanno proprio a lavorare e ridurre le rughe. Parliamo di rughe, che siano appunto microlinee o solchi formati. È un prodotto appunto che viene definito lifting proprio perché è l'azione principale che svolge, andando a dare questo effetto estremamente idratato, andando ad aprire le rughe, avendo questo effetto di turgore, la percezione visiva che si ha immediatamente è di un effetto liftato. Bellissimo. Una cosa però che non c'è scritta qui e che nessuno dice, ma vi parlo della mia esperienza personale, è che io lo utilizzo anche quando ovviamente non posso fare delle routine più volte perché testo tanti prodotti, è il mio lavoro farlo. Però quando, per esempio, sono molto stanca, ho dormito poco, ho avuto una brutta giornata, questo ha un effetto visivamente che riduce i segni di stanchezza in un modo immediato, proprio anche come trattamento d'emergenza, quando ad esempio avete dormito poco, avete una giornata di lavoro intensa e non volete andare via che sembrate strapazzate come un uovo. Poi proseguiamo, abbiamo due creme in gamma. Abbiamo la Prodigious Helix Day Cream e Night Cream. Entrambe hanno l'acetil tetrapeptide 2, quindi parliamo sempre di una formulazione a base di lumaca, a base di bava di lumaca ed estremamente peptidica. Ma la differenza qual è? È che allora, la crema giorno è un'emulsione leggera di rapido assorbimento, nasce come base trucco, quindi è perfetta quando noi ci vogliamo truccare, è un'emulsione molto, molto bella. Voi la stendete, avete questo skin feel estremamente vellutato, ma non percepite il prodotto sul viso, e quindi noi sfruttiamo questo aspetto proprio per la donna che si deve truccare o che per natura ha una pelle molto mista. La crema invece notte di Eterea ha un'elevatissima concentrazione di bava di lumaca microfiltrata ed ha questo aspetto molto più ricco, più rigenerante, più nutriente, proprio perché se la day cream va a proteggere e ad essere leggera, la night cream va ad avere un effetto rigenerante, più ricco e più anche lipidico. Quindi, se avete la pelle mista o misto grassa come la mia, è più che sufficiente la day cream come 24 ore, perché non è che si chiamano giorno e notte perché assolutamente non potete usare la night di giorno, semplicemente aiuta il consumatore a capire il tipo di texture a quale momento della giornata è più adatto. L'ideale è usare tutte e due, ovviamente se avete una pelle da normale a normale mista, misto secca ad esempio, perfetto l'utilizzo di entrambe, altrimenti appunto come me andate a personalizzare il vostro trattamento sulla base di quella che è la vostra esigenza del momento. Vorrei fare altri video di questi sulla linea di Eterea, soprattutto ne vorrei preparare uno che vi aiuti a capire, perché sapete che hanno tanti sieri a catalogo che svolgono azioni estremamente diverse, con attivi estremamente diversi, che poi vanno abbinati alle loro creme che sono sempre anti-age, ma vengono suddivise per tipologia di pelle, no? Quindi voi andate a costruire il vostro menu di trattamento, ed è un po' più difficile da capire, perché qui se voi acquistate la linea sapete che la linea lavora insieme. Quindi insomma, vi vorrei aiutare a capire come si utilizzano al meglio i prodotti Eterea. Ultima cosa, perché me la chiedete sempre, ho 25 anni, questa linea è adatta a me, questa linea è adatta a tutti, con particolare ovviamente attenzione a un post 25, perché se no andiamo su una fascia d'età troppo giovane. Allora io consiglierei la crema idratante anti-age di Eterea base, ad esempio pelli delicate, pelli miste, quelle che avete, e se avete qualche inestetismo piuttosto il concentrato di cui abbiamo parlato prima. Quindi dai 25 in poi ovviamente sì, il mio consiglio ovviamente è, se volete avere il massimo dalla linea, vedere il massimo dei risultati, soprattutto nell'azione anti-aging e lifting, dovete avere il problema di avere un'esigenza anti-aging e lifting, no?
però insomma io che ne ho 31 mi trovo benissimo con questa linea, l'ho regalata a mia mamma, l'ho regalata a mia nonna, e chi ovviamente ha qualche anno in più se ne innamora ancora di più, non perché sia migliore, ma semplicemente perché se ho più inestetismi legati all'inestetismo a cui si rivolge il prodotto, il risultato è più impattante. Io vi lascio qua sotto il sito di Terra se volete andare a sbirciare, non è un video in collaborazione, non è un video sponsorizzato, li faccio perché mi piace farli, perché avere i vostri feedback quando provate questa linea li avete come me e io mi emoziono tantissimo. Vi mando un bacione grandissimo, se il video vi è stato utile pollice in su e ci vediamo al prossimo video.